Si è concluso proprio sabato il campionato di Serie B regionale di pallamano e lo Sigli Sport Club del presidente Parisi ha raggiunto la terza posizione in classifica assoluta. Una posizione che, pur di rispetto, non è forse l'obiettivo posto all'inizio del campionato, in cui era solo l'Albatros Siracusa ad essere considerato un davvero avversario ostico. Comunque, la terza posizione adesso permette allo Sigli Sport di accedere alla domanda di ripescaggio per la Serie 2. Domanda che pare già essere stata inoltrata con una risposta positiva, per cui il prossimo anno lo Scicli sarà in A2 a rappresentare con la Passalacqua Serie A di basket femminile uno dei massimi vertici sportivi in provincia di Ragusa. La Serie A di pallamano sarà una interregionale, la Serie A2, perché arriva fino alle città di Noci, in provincia di Bari, Putignano, anche lei in Puglia, Salerno e probabilmente anche Ancona nelle Marche. Un notevole impegno per la società guidata da Parisi che, dopo i festeggiamenti di fine campionato e anche per la conquista della Coppa di Capocannoniere del campionato, ci dice quello che saranno le prospettive. Diciamo una serie di date oggi, avete finito il campionato, siete arrivati tra i primi, uno dei vostri ha preso la coppa come miglior cannoniere. Cominciamo dal campionato è finito, poi a che punto siete arrivati? Allora, il campionato è finito con la vittoria di oggi, conquistiamo il terzo posto in solitaria. Obiettivo, devo dire, minimo, cioè per quello che era stato pensato a inizio stagione, purtroppo aver perso già da subito, da dopo la quarta giornata, ben 5 titolari, si capisce bene che poi si fa fatica A recuperare. a recuperare. Cioè, però siamo riusciti ad arrivare al terzo posto, che ci permette la possibilità di andare in Serie A2 nazionale, e quindi adesso partirà, è già partita, devo dire, quindi partirà tutta la ricerca, quelle che sono i partner per la prossima stagione, perché ricordiamo che la 2 nazionale finisce in Abruzzo, Marche, Quindi Puglia. significa rivedere la strategia anche in termini di giocatori Sì, da andare a. ci saranno dei giocatori riconfermati, ce ne saranno altri che arriveranno nuovi. Sicuramente dovremmo alzare lo spessore tecnico anche negli acquisti, ma già abbiamo le idee chiare su cosa andare a cercare nel mercato. Quindi soddisfazione per il capocannoniere del campionato. Sì, grande la soddisfazione c'è, perché per il secondo anno consecutivo la Coppa Capocannoniere resta a Scicli. Lo scorso anno è stato Massimo Giunta Lo attendiamo? con, mi sembra, 170 reti, adesso con 200. Aragona con ben 200 reti, ma ricordiamo che Aragona lo scorso anno è stato capocannoniere in Serie A2 con 210 reti, quindi l'acquisto è stato mirato, infatti la nostra squadra, che mi sembra che ha realizzato quasi 550 gol in questo campionato, quindi secondo attacco del campionato, solo dietro all'Albatros Siracusa che ha vinto il Senti, io ho torneo. visto tanti ragazzini che sono cresciuti con te e adesso sono in prima squadra. Anche questa è una soddisfazione. Sì, la soddisfazione è quella di aver iniziato oggi la partita con ben due under 15, un under 16, no, mi sembra tre under 15 e un under 16 in campo. E questo significa che il lavoro e soprattutto l'impegno che mettono i ragazzi ogni giorno inizia a dare i frutti. Tra le soddisfazioni anche una piccola magari tristezza perché tu sei fuori dal campionato operativo, no? Tu Eh hai giocato sì, fino a qualche mese fa. purtroppo sì, devo rinunciare alla pallamano, cioè giocata in campo Agonistica. agonistica per un infortunio, e quindi arriva il tempo per tutti e E mi adesso dedicherò al settore tecnico. guardarla da fuori com'è? Ti viene la voglia di entrare? Guardarla da fuori è sempre dura, perché ti viene sempre voglia di entrare in campo, di andare a tirare, andare a fare gol, quindi è una cosa che va metabolizzata. Penso che adesso è più facile, ma penso che tra qualche mese realizzerò il fatto che non posso giocare più, quindi sarà lì la parte più dura. Grazie, Enrico. Ad avere conquistato il titolo di capocannoniere con ben 200 gol, Alessandro Aragona. E le abbiamo chiesto cosa si prova. Allora, Alessandro,
abbastanza dura, però il nostro obiettivo era un altro, però questo è un piccolo riconoscimento che mi inorgoglisce un poco. Ma senti qua, tu quando hai iniziato hai pensato quest'anno voglio fare il capolavoro? No, quest'anno ho pensato a vincere tutte le partite, poi è andata come è andata ed è finita così, va. Senti, il primo gol che ha fatto nella tua carriera, te lo ricordi? Ero piccolino, è da 10 anni che gioco a pallamano. Sempre un bel gol. Senti, una cosa, adesso la tua carriera proseguirà un passino, non lo fai ancora così. È tutto da vedere, c'è un'estate in cui rifletterci e poi si vedrà. Va bene, grazie. Grazie. Ciao. Presente per la premiazione anche Sandro Pagaria, presidente del Comitato Regionale della Federazione di Pallamano dal 2017, con esperienza di arbitro internazionale, da cui abbiamo chiesto lo stato di salute della pallamano siciliana. Allora presidente, lei ha la visione regionale della pallamano, a che punto è la pallamano a livello Sicilia? Diciamo che abbiamo fatto un grandissimo progresso nell'ultimo anno e mezzo. E basti pensare ai numeri dei tesserati che li abbiamo praticamente più che raddoppiati. Abbiamo trovato una media stagione di 1100 tesserati, quest'anno da un recente report contiamo già 2500 tesserati. E quindi ritengo che in prospettiva è un movimento sicuramente in crescita. E cosa ha fatto effettivamente, diciamo, il comitato per permettere questa crescita? Ma in realtà credo che una grande componente per lo sviluppo è di avere dato uno stimolo dal punto di vista emotivo, perché quello che sostanzialmente si è verificato è che col nostro insediamento c'è stato un entusiasmo che ha portato ad essere collaborativi, ad essere fattivi, c'è una grande sinergia tra società e consiglio regionale, quindi il gruppo dirigente del comitato, che questo non può far altro che alimentare una positività di cui abbiamo tanto bisogno. E se si volessero individuare delle criticità invece? Quale potrebbe essere? Io glielo dico perché molti altri presidenti individuano nelle infrastrutture una problematica annosa. L'infrastruttura per noi è un grosso handicap, perché tra l'altro al contrario di altri sport di squadra noi abbiamo bisogno di avere propri polivalenti, quindi delle misure in cui ci sia il 40x20, magari altre discipline hanno bisogno di misure sicuramente più ridotte, noi avendo bisogno di una misurazione molto più grande abbiamo grandi difficoltà. Potenzialmente ci sarebbero tante società nel movimento siciliano che potrebbero, per la sua struttura, per la sua storia, per le qualità tecniche, ambire a campionati diversi, ma poi scottano questo problema. Ma diciamo, a livello regionale voi potreste intervenire sulle singole amministrazioni locali? Lo fate oppure è una promessa ma che mai trova un compimento? Diciamo che in questo momento, come dico sempre alle nostre società, è un momento importante e propizio per poter fare anche degli investimenti di prospettiva sulla nascita o rimodulazioni degli impianti, perché ci sono tutta una serie di finanziamenti che permetterebbero, in sinergia ovviamente con le istituzioni locali, di andare incontro a questo percorso. La situazione degli enti locali è... Una domanda, Presidente, è questa. Lei ha telefono al sindaco di Scicli e dice: signor sindaco, prendiamo un appuntamento e vediamo... A me è capitato, soprattutto, non a caso Scicli, è capitato in alcuni momenti in cui si è avuto dei problemi con l'impianto di Scicli, mi è capitato. Noi abbiamo interlocuzioni con tanti sindaci e tante amministrazioni, anche perché lo sport senza una sinergia importante con le istituzioni diventa estremamente complicato. Certo, registro tante volte una sindrome di dilatitanza, perché probabilmente, e secondo me in maniera sbagliata, si tende a sottovalutare quello che è la missione dello sport, perché lo sport non solo ha
una mission dal punto di vista sportivo, ma ne ha sicuramente dal punto di vista sociale, ne ha sicuramente dal punto di vista anche del turismo. Noi stiamo puntando sull'idea degli eventi, lo sport di ritmo, e ci rendiamo conto che laddove noi riusciamo a fare degli eventi di pallamano, riusciamo ad alimentare quello che è, secondo me, l'industria più importante che la Sicilia ha, che è il turismo.